Benvenuti ragazzi in questo nuovo orto. Porca, scusami, volevo provarlo. Cioè, ma proprio adesso dovevi farlo. Ma non vedi che sto facendo? Allora mi sa che si è rotto. Ma come si è rotto? Niente, con te le cose proprio non devono durare, eh? Ma chi ti ha detto di prenderlo? Ti metto le mani addosso. Vedi tu che cosa vuoi fare. No, non ti preoccupare. Tu fai quello che devi fare e io te lo sistemo. Io non ce la faccio più. Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Fanksy e... Ma che cavolo fai? Niente raga, ho la scrivania posseduta. Cioè, vi giù a caso. Ma perché ti sei alzato? Va bene che è un horror, però stiamo calmi, eh? Cioè, droni che esplodono, scrivanie che si muovono da sole. L'inizio non è dei migliori. Ma come state, ragazzi? Io non ce la faccio più con gli horror. Cioè, comunque mi piace registrare questi video. Un sacco. Però so che comunque piace a voi, quindi... 118! Ragazzi, aiutatemi, vi prego. No, perché vi dico... Non è che mi sento benissimo. Ogni horror... Dovrei fare un elettrocardiogramma, però evito di farlo perché ho molta paura. Quindi, se non doveste vedere più video... Vabbè, dai, non perdiamoci in chiacchiere perché comunque non dovrebbe succedermi nulla. Non dovrebbe succedere nulla. Solo un attimo, ragazzi. Sì, dottore, sto per registrare un altro horror. Come dice? Ah, ok, dopo devo venire da... Va bene. In caso non dovessi arrivare è perché non ce l'ho fatta. Lei intanto prepari le medicine. A dopo, grazie. Mi porto avanti, non si sa mai. Perfetto, ragazzi. Ed eccoci qua. Salve. Iniziamo subito con una tizia che ha della musica incredibile. Ma è rock and roll. È molto cringe questa cosa, vero? Vediamo un po' dov'è che mi devo cagare in mano. Perché, ragazzi, sapete che purtroppo in questi video è di base. Bello infradito, comunque. Perfetto, credo che stia andando tipo a lavare i panni. Appunto. Andiamo a fare la lavatrice. Che sennò poi le mutande puzzano di cacca. E non è il massimo. Perfetto. Mettiamo la morbidente. Lei comunque si sta divertendo un mondo. Le piace un sacco la musica, si vede. Gente, madonna se carica. No smoking. Laundry room hours. Vabbè. In teoria tipo dalle 8 alle 10. Ok. So che ho delle chiavi, è finita la musica. Non credo sia un buon sen. Ti vedo anche le calze. Va bene. Oh, calmi, eh. Non iniziamo subito a bomba così. Datemi qualche minuto per capire quello che sta per succedere. Ragazzi, sono io con la bronchite. Stessa voce, incredibile. Non è... Allora, ascoltami. Non è un buon segno. Oh, yeah. Dimmi che è tuo nonno che ti sta chiedendo di lavargli le mutande che sei cacato addosso. Leva controllo. Vabbè, amica mia, però... Se ti puzza il deretano, dillo! C'è proprio il coccige, ti fa schifo! Da dove arriva? Non guardare lei! Allora, magari sono i tubi, che sono un po' bloccati e quindi fanno rumore. Ehi, tutto a posto! Non è successo nulla. Hai visto? Butta il calzino e lava tutto! Compreso il mostro che probabilmente è dentro, adesso inizierà a girare... Vabbè, ragazzi, prevedo il disastro, ve lo dico. Perfetto! Dove 10? E si è bloccato l'orologio. Si è scaricata la pila. Può succedere. Ok. Quella è l'asciugatrice in teoria. Si è aperta. Amica mia, è arrivato il momento di asciugare le mutande. Che ti serviranno perché secondo me ti stai per cagare in mano anche tu. Vediamo, ragazzi. Ma potrebbe essere solo difettosa. E non si chiude bene. E guarda lì. Con la musica. Oh, ecco. Ascolta, non sarebbe più facile. Che? Madonna! Allora ha finito. Ci ha messo 22 secondi a lavare tutto, è pazzesco. Allora non è successo nulla. Però non sarebbe più facile chiudere l'asciugatrice, lasciare tutti i pannelli, tanto chi se ne frega? Se rimane lì non li metterai mai più perché muori. Madonna! Madonna! Brava! Questo devi farlo prima però. Allora è uscita una maledica. E il nonno! È andato lui stesso a recuperare le mutande sporche. Sta facendo anche la pipì. Purtroppo si sa che con una certa età poi si tende anche a farsela addosso. Ben freddito. Allora ci tiene a non prendere freddo ai piedi. Ma siamo se... Ma dove che piedi morti? Nonno, io capisco tutto. A una certa età ci può stare però. È la pedicure, no? Cioè, vengono con l'infradito il mostro.
Raga, io non ho parole. È bellissimo! Non fermi! Mamma mia santa! Da farsi il segno della croce! Cioè, ti segue con questa camminata incredibile! L'hai infradito pure! Ma tu dov'è che stai andando? C'è tutto che cosa? Cosa sono questi flash incredibili? Mi sto per prendere un ictus, stiamo calmi! Ma questa mica scappa, giustamente si nasconde dietro un muro. T'ho trovato. Anche lui deve avere un po' di tosse. Brutta voce, c'ha il catarro incastrato. Mike, ha una cosa. Lei non sta scappando, mia figlia, figurati. Dove sono le mie mutande? Lo sai che ci tengo il pannolone, che se no mi cacco tutto. Hai perso una calza. Nonna! Ragazzi, non me la sento. È ripartito anche l'orologio. Essenzialmente doveva prima scoppiare e poi... Mi gira la testa tantissimo, ragazzi. No. Ma è una cosa che non capisco. Vi giuro, è più forte di me. Ma porca, cioè, lo vedi che c'è quest'uomo incredibile che ha dei problemi? Ma non stare dietro al muro. Cioè, ti puzza veramente il mignolo. Poi la sua camminata, devo dire, è molto sexy. Cioè, lo vede che sta correndo. Poi dalla sua voce veramente mi sembra un signore anzianissimo. Quindi credo che basterebbe spingerlo. Le calze sono le uscite sporche. Maledetta, rilavale. È andata sicuramente così. Non me la sento. Comunque da domani parlerò anche io così, perché secondo me è molto sensuale come voce. Però ovviamente ci fermiamo qua. Figuriamoci, andiamo a vedere un altro, ragazzi. Che bello. Perfetto. Ed eccoci sul secondo video. Ho già capito. Bro, di me, ma perché? Ma io... Ma sono... Così a caso. Allora, Non è una tua sensazione. Una mano ti ha appena accarezzato dalla nuca al viso. Allora, chiami che brutte però. Cioè, le ha detto tu stai là finché non finisci il gioco. Dai, come on, muoviti. Devi morire, fallo in fretta. Dai, forza, tanto devi morire. Già la mano ti ha sfiorata, quindi Brody. Mary. No! Sta già arrivando! Ah, ti stai cagando adesso? Open the door! Sì, mi sto cagando in mano! Per favore! Ci spero! Apri sta porta! Quella apri, mi fame come... Isabella! Chi è? È Bloody Mary! Si sfonda la porta! Niente, è andata, ragazzi! Isabella! Vai dietro! Si sta facendo la doccia, non ti preoccupare! Non vuole farti del male! Forse sì! Ti prego! Basta! Che succede? Era un'illusione, come la mano di prima! Non ti preoccupare! È tutto a posto! Non è successo niente, puoi anche uscire adesso! Dì alle tue amiche che il gioco è finito! Non lo so, sai! Mi sa che le tubature sono un po' morte! Dai che sbuca! Per forza, arriva il jumpscare brutto! Ma perché me la controlla? Io, raga, vi giuro, non capisco. Ma vatti a fare i tuoi, no? Ma prendi a spallate la... E l'altra amica! E se vai! E Armendate! È morta! Adesso ti sentirei in colpa, infame, schifosa! Dov'è? Isabel! Quella era Isabel, si è liquefatta. Però quello è un altro discorso. Sei bene il mio nome? No, non lo voglio dire, grazie. Va bene così. Si sono riaccese le candele. Ricomincia il gioco. E anche voi adesso dovete scoppiare. È la giustizia a volte però, Raga, basta, mi fa male anche la schiena, ma che cavolo. Questo breve ma intenso, Mi guardo un po' attorno perché sto cercando di capire se sono ancora vivo oppure sono morto. Bene, ragazzi, devo dire che oggi è andata un pochino meglio del solito. Cavolo, non ci crede nessuno. Fatemi sapere la vostra. Vi piacciono questi video, no? Adesso tanto devo andare dal medico. Mi darà l'estrema unzione.
Però detto questo, prima di andare dal medico, vado a salutare Barbara Agostino, Daniele Carta, Angelo Porto e TG Serperonton. Ciao ragazzi, il vincitore di oggi, Daniele Carta, grandissimo. E raga, mi raccomando, se volete essere salutati, vi basta scrivere un commento divertente sotto a questo video. E inoltre vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei miei social, Instagram, Facebook e quindi se vi va, seguitemi su Instagram e lasciate un bel mi piace alla pagina di Facebook, iscrivetevi al canale per supportarmi. E ragazzi, vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi.